A Sassari c'è attesa per la visita di Emanuele Filiberto, principe di Savoia. È stato invitato per assistere alla cavalcata sarda. Però diciamo che la visita a Cagliari non è stata sicuramente un'occasione, insomma, così ottima per il monarca, appunto, Savoia. Antonello Lai. Caro signor principe, crema al cioccolato e un po' di fragola. Che, no, fragola e cioccolato per me. Fragola e cioccolato per me. Un principe in mezzo alla gente. Un principe che ama il gelato. Ciao, buongiorno. È un suo tifoso. Tifoso. Allora, qua a Cagliari. Qua a Cagliari, guarda, per vedere questa magnifica manifestazione di Sant'Efiso, felicissimo. Noi non siamo con il signor principe, noi siamo repubblicani e siamo qui per dire viva la Repubblica! Viva Mazzini! E viva anche viva la Repubblica! Antifascista. Lei è antifascista? Perché se no non mi sento. No, risponda a me, è antifascista? Rigorosamente. Lei è antifascista? Come tutti. Dal 1895. Un accordo, qualcosa in comune c'è. Qualcosa in comune c'è. Ma perché urli viva la Repubblica? Ci siamo per Repubblica, io sono venuto in quanto cittadino. A parer mio, è una festa di Sant'Efiso, non è un comizio pubblico, politico, quindi è meglio anche evitarle queste situazioni. Vabbè, d'accordo. Stanno dialogando in fin dei conti, la democrazia è anche questa, no? No. Sì, e come? Io sono qua come un cittadino, mangio un gelato, sono per strada. E noi siamo venuti a salutarla e, anch'io, e a dire molto felice. Viva Mazzini. E io dico viva l'Italia. Qui ci troviamo allora, viva l'Italia. Vedi? Abbiamo ragione, no? Con il massimo rispetto. E viva la Sardegna. Sardegna. Dicevano in Sardegna, viva l'Italia, ma a me no. Ah no! Questa non è questa. Non vabbè, niente, capita, non no? Niente. Chi sta sulla strada. Fa piacere. Chi sta sulla strada deve anche sopportare queste cose, giusto? Eh sì, è così.